abbiamo fatto una grande gara, un grande primo tempo soprattutto. Al secondo tempo abbiamo pagato questa grande spesa energetica che abbiamo profuso per almeno un'ora. Loro si sono chiusi e poi hanno trovato l'episodio del rigore. Chiaramente il rigore, fallo di mano, e abbiamo schianato il pareggio, e poi dopo c'è stato, non credo che hanno tirato una volta a porta, che mi ricordo, Genevieve nel secondo tempo, che si è preparato a terra una volta, capito? E andare a casa senza portare niente, senza nemmeno un punto, penso che sia la beffa. Però il calcio è questo, sempre ragione chi vince. Che dobbiamo fare? Lavoriamo, sappiamo qual è il nostro campionato, quali sono i nostri obiettivi, quindi cercheremo di ricompattare, e poi già da martedì cercheremo di intraprendere la strada dei punti. Però rimane un'ottima prestazione. Mi dispiace solo che il primo tempo non so quanti falli sono stati fatti dal rigore, di cui un paio veramente tra il giallo e il rosso. Esatto, c'è stato un fallo sul Gallardo a metà campo da stancargli una gamba, nemmeno a monito, cioè io se è cambiato il regolamento non lo so, però è stato permesso troppo. Noi non vogliamo niente, noi vogliamo solo quello che ci spetta dal regolamento, punto e basta. Invece a mio avviso, insomma, non siamo stati tutelati, perché noi giochiamo a calcio, noi siamo scesi in campo per giocare a calcio e gli avversari invece a volte giocano a calcio, e soprattutto se gli è permesso dopo diventa difficile. È stato uno spezzettamento continuo di gioco, nonostante questo il primo tempo abbiamo macinato veramente sulle fasce, abbiamo fatto veramente un'ottima partita. Poi eravamo un po' stanchi, nel finale c'è stato un altro mezzo rimpallo, ma non ho visto bene, probabilmente, non lo so, c'era anche il rigore. È chiaro che il primo rigore era netto, perché non si può prendere una palla con le mani così e regalare il pareggio su un piatto d'argento all'avversario. Secondo me forse troppa necessità nel disimpegno, probabilmente. Non lo so, voglio rivedere. Ma quindi è chiaro che io dico in area di rigore dobbiamo pulire l'area, esatto, senza tanti fronzoli. Però insomma adesso l'ultima cosa, poi lascio la parola. Sì. Cosa hai pensato nel momento in cui a cavallo ha tirato, il portiere va sul secondo palo, allunga il piede e la prende sul primo palo? Ci sono queste partite, si vede, era scritta così. Niente, rimane l'ottima prestazione, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Ho fatto complimenti alla mia squadra, ai miei ragazzi, questo è lo spirito giusto, perché non ci dobbiamo far prendere dallo sconforto dopo una partita persa, perché quando si gioca con questo spirito, con questo entusiasmo, sicuramente poi i risultati verranno. Noi dobbiamo continuare a giocare, a migliorare per quello che sappiamo fare, e poi mi auguro già da martedì di invertire la tendenza. Ma io direi che per un'ora ha giocato solo ed esclusivamente il Crotone. E ha giocato anche bene, voglio dire. Sì, molto bene. Grande qualità. Mi hanno creato palle gol, palle che passavano nella rigore, mischie, cose. Credo che rimane l'amarezza del risultato, rimane l'ottima prestazione. Purtroppo nel calcio non sempre la prestazione va di pari passo con il risultato, e quindi il risultato ci penalizza. Andiamo avanti, c'è ancora 41 partite, cerchiamo di andare a riprenderci qualche cosa a Varese. Il cambio di Gallardo è stato dovuto a motivi fisici? No, visto che non riuscivamo più a tenere palla al centrocampo, e ho messo gente fresca sperando che mi potesse dare qualcosa in più. Non è che ho messo Loviso, mi aspettavo che si potesse giocare qualche pallone in più, perché facevamo fatica e non riuscivamo più a tenere palla. Cercavamo delle punte solo con lanci lunghi, io volevo continuare a avvolgere il gioco, a cercare di manovrare. E lo stesso discorso è stato per Maiello, per Florenzi, che era stravolto anche lui, stanchissimo, ha fatto una grande partita questo ragazzo, e a un certo punto era stanco, non è che si poteva, capito? La partita era ancora in bilico, avremmo potuto vincere ugualmente controllando meglio il centrocampo. Poi è venuto questo episodio, poi l'episodio finale, che potevamo pareggiare ancora, invece
è una serata così, prendiamo atto di questa serata, rimane un'ottima prestazione. Io sarei contento di farne tante di queste prestazioni in casa, chiaramente scontate con un risultato diverso, ma ci metterei la firma a giocare con questa intensità, questa rabbia di fronte a una squadra che è stata costruita e programmata per puntare dichiaratamente a playoff.